Gesù sia il tuo maestro di vita. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buona domenica. Accogliamo il Vangelo di oggi, che è Marco 10, dal 35 al 45. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. Egli disse loro: Che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero: Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro: Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Gli risposero: Lo possiamo. E Gesù disse loro: Il calice che io bevo, anche voi lo berrete. E nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo. È per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Amen. Carissimi, oggi continuiamo questo bellissimo capitolo 10 del Vangelo secondo Marco, che stiamo vedendo in queste domeniche dell'anno B. Oggi troviamo due fratelli, due discepoli, Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo. Hanno una richiesta nei confronti di Gesù molto chiara, diretta e quasi forzata, perché vanno da lui non dicendogli: Maestro, ci piacerebbe. Maestro, che cosa ne pensi se? Maestro, che cosa ne dici? Avremo questa idea. Gli dicono: Vogliamo che tu faccia per noi ciò che ti chiederemo. Capite che vanno da Gesù, tra l'altro dopo che sentiamo che cosa gli chiedono, hanno una bella faccia tosta a chiedere in questo modo, direttamente a Gesù, qualcosa molto più grande di ciò che loro stessi stavano chiedendo. Non si rendevano conto. Gesù dice: Che cosa volete che faccia per voi? E loro: Vogliamo sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Vogliamo essere insieme a te coloro che guardano dall'alto tutte le persone. Vogliamo dominare con te, governare insieme a te, ma al fianco tuo. Siamo fratelli nel sangue e vogliamo essere vicini a te, accerchiarti per comandare tutti gli altri, per guardare il destino dell'universo con te e quindi essere premiati. Gesù gli disse: Voi non sapete ciò che chiedete. Ecco perché ho detto all'inizio che stavano chiedendo qualcosa di più, di cui non avevano coscienza e nemmeno conoscenza. Gesù dice: Potete bere il calice che bevo? Rispondono: Lo possiamo. Essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? Rispondono: Lo possiamo. Queste due sono espressioni semitiche che descrivono una realtà di sofferenza, di prova, dicendo:
Volete essere provati insieme a me? Certo, lo vogliamo. Ma poi dice, certamente riceverete questo onore, ma stare alla mia destra o sinistra non sta a me concederlo. È preparato per alcune persone particolari. Gli altri 10 si irritano quindi con Giacomo e Giovanni, perché tutti noi sappiamo, da quando hanno iniziato a seguire Gesù, questi bravissimi 12 discepoli, che ancora chiaramente non erano santi, ma avevano portato con sé tutte le proprie caratteristiche, la propria vita vecchia, nell'imprenditoria, nel pescare, nel commercio, chi era esattore, chi era zelota, ciascuno cercava di portare il proprio passato nella nuova vita con Gesù. E tra questo c'era primeggiare, l'orgoglio, sentirsi grande. E adesso che erano stati chiamati da Gesù, certamente che sarebbero stati grandi. Gesù dice però, voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse, i capi li opprimono, ma nella mia comunità, nella mia famiglia, noi diremo nella mia chiesa, i capi non faranno questo. Io sono il modello di colui che comanda. Come comando io? Dice Gesù. Come comanda il figlio dell'uomo? Non è venuto per farsi servire, per farsi riverire dicendo oh, tu sei il figlio di Dio. Il figlio dell'uomo è venuto per servire. Ecco il modello della nostra vita. E pensate che Giacomo è stato esaudito a questa richiesta che ha fatto insieme al fratello Giovanni, cioè è il secondo martire. Nel libro degli Atti degli Apostoli abbiamo per primo Stefano lapidato, ma poco dopo da re Erode è lui, Giacomo, che viene ucciso di spada. Vedete che quanto avevano chiesto Dio gliel'ha concesso, ma in un modo differente da come pensavano. Il servire e offrire la nostra vita per Dio, in tanti modi. Essere disponibili a quella maniera in cui Dio mi ha chiamato, mi ha scelto e vuole che io sia il suo testimone. In che modo? Prendendo le sue sembianze, assomigliandogli, cioè servendo gli altri, servendo il mio prossimo, cioè il mio vicino, nella mia comunità, nella mia chiesa. Ecco l'esempio che Gesù ci dà. Non vogliate essere lì davanti, lì sopra, anzi, abbassatevi, così come Lui ha fatto, così come Lui si è chinato. Ecco allora quanto è importante oggi invocare lo Spirito Santo, chiedendo sia personalmente sia per le nostre comunità, per la nostra Chiesa, chiediamo il dono di essere come Gesù, umili, pronti a servire, pronti a servire coloro che ci stanno vicino, coloro che Dio ha messo al nostro fianco. Il servizio sia dentro il nostro DNA di cristiani. Gesù, grazie, perché mi doni anche oggi il tuo Spirito Santo per essere come te un modello di vita. Fa, oh Signore, che tutti i miei pensieri e le mie richieste di grandezza possano sottomettersi a te, come tu hai fatto nei confronti del Padre. Signore, rendimi uno strumento privilegiato nelle tue mani, perché gli altri vedendo me sperimentino la tua presenza nel mio amore, nel mio parlare, nel mio agire. Signore, togli questi pensieri di superiorità, fa che io possa diventare simile a te. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria
per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, ricevete lo slogan di oggi: Gesù sia il tuo maestro di vita. Ecco perché dobbiamo entrare in questa parola per comprendere come Lui ci vuole, qual è la via, la verità e la vita. Grazie per avermi accolto, un caro saluto e un abbraccio da parte mia e della Koinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Carissimi, potete già iscrivervi alle nuove serate bibliche dal tema La verità vi farà liberi, come dice Gesù in Giovanni 8:31. Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. 24 e 31 ottobre le iscrizioni sono sul nostro sito web. Vi aspettiamo!